ritrovati sul mio canale. Come sapete, ho una grandissima passione per i biglietti di auguri fatti a mano. Ogni venerdì sul blog condivido con voi le mie nuove creazioni, i biglietti che ho realizzato, e oggi ho pensato di fare, come già successo anche in passato, una cosa un po' diversa, ovvero di girare un tutorial per mostrarvi come potete creare un biglietto di auguri fatto a mano molto originale e anche abbastanza semplice da realizzare. L'idea l'ho presa, tanto per cambiare, su Pinterest, la mia fonte di ispirazione. Ho visto un biglietto simile e ho deciso di disegnare un template, o se preferite un cartamodello, che potete scaricare gratuitamente sul mio blog per creare un biglietto ispirato al mondo dei computer vecchia maniera. Eccolo qua. Praticamente l'idea è quella del caricare il messaggio come accadeva nelle finestre di Windows in precedenza, vedete l'effetto è un po' questo, e all'interno troviamo proprio il messaggio che ho creato con un font ispirato appunto a quello dei computer, diciamo anni 90, primi 2000. Trovo che sia un'idea carinissima. Come vi dicevo sul blog, troverete il template, il cartamodello che potete scaricare gratuitamente, il link al mio post dedicato nella info box qui sotto. Se volete sapere cos'altro vi servirà e come potete realizzare questo biglietto, continuate a guardare il mio tutorial ed ecco la lista dei materiali necessari. Il template che potete scaricare gratuitamente sul mio blog stampato su cartoncino bianco. Un biglietto in cartoncino ripiegato o più semplicemente un foglio di cartoncino. Un tappetino di ritaglio o una base per non rovinare il piano di lavoro, un taglierino, delle forbici, del nastro adesivo gommato e della colla. Per prima cosa ritagliamo le tre parti che compongono il template. Procediamo poi fissando la porzione con la scritta Loading Message sul tappetino di ritaglio con della colla. E ritagliamo il rettangolo bianco sul lato usando un taglierino in questo modo. Ora ritagliamo anche i rettangolini blu. Perfetto! Possiamo iniziare ad assemblare la card. Prendiamo il biglietto ripiegato e incolliamo al centro la porzione con la banda blu. Poi prendiamo la porzione con la scritta Loading Message e applichiamo delle strisce sottili di nastro adesivo gommato sul retro, lasciando un lato aperto, proprio come vedete. Rimuoviamo la protezione e incolliamo la porzione sulla card in questo modo. Per finire inseriamo la porzione con il messaggio di compleanno all'interno e voilà, il biglietto è pronto! Ed ecco qui il nostro biglietto ispirato ai computer vecchia scuola, pronto per essere consegnato con il suo meccanismo di caricamento messaggio. Se questa idea vi è piaciuta, io vi invito come ogni volta a cliccare mi piace in modo che io possa saperlo. Vi ricordo ancora una volta che sul blog troverete la lista di tutti i materiali necessari e soprattutto il template che ho disegnato per voi e il link al mio post dedicato nella info box qui sotto. Se ancora non vi siete iscritti al mio canale, io vi invito a farlo adesso per non perdere nessuno dei prossimi video. Se volete, potete anche cliccare sull'icona della campana per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video ed essere sicuri al 100% di non perderne nemmeno uno. Direi che per oggi non c'è altro e vi auguro una favolosa giornata. Vi mando un bacio gigante e noi ci vediamo alla prossima.
Ciao! Woo!